esatto, da 4-5 giorni stiamo provando, che ha funzionato soprattutto i primi 20 minuti. E poi loro hanno cominciato a prendere campo, non riuscivamo più ad accorciarli in avanti, abbiamo cominciato ad abbassarci un po' e abbiamo fatto fatica. Loro hanno avuto delle situazioni pericolose, siamo stati un po' fortunati in alcuni episodi, è stato bravo il portiere in altre, però anche noi non abbiamo disdegnato qualche ripartenza e già al primo tempo potevamo concludere in maniera diversa. Direi che, ripeto, era sì la gara che mi aspettavo. Abbiamo affrontato una squadra forte, ma sapevamo di affrontare una squadra forte. Mister, ti chiedo se sei contento anche soprattutto della vostra compattezza, perché avete comunque risposto con ordine a quelli che sono stati gli attacchi del Fossano, e per essere comunque a fine agosto, dove la condizione ovviamente si troverà adesso partita dopo partita, credo che sia già un segnale importante, no? Sì, no, ma noi, ripeto, siamo una squadra che in fase difensiva in questi anni ha lavorato sempre abbastanza bene. Due anni fa abbiamo avuto la difesa meno battuta in tutti e due i campionati, l'altro anno abbiamo subito qualche gol di troppo, qualche disattenzione di troppo, ma è una squadra che lavora tutta per la fase difensiva, a partire dalla prima punta Loia a tutti gli altri, fanno molto lavoro. Quindi su quello so che dobbiamo migliorare in base al sistema di gioco, ma so che una squadra disponibile e la compattezza penso che la troveremo. E secondo me il primo tempo ci siamo abbassati un po' troppo, merito anche del Fossano che alzava tantissimo specchi a sinistra e costringeva Giraud ad abbassarsi un po', e ci siamo abbassati un po' troppo e non riuscivamo molto a ripartire. E quando abbiamo avuto le palle per ripartire non le abbiamo gestite bene. Però ripeto, io sono moderatamente soddisfatto, secondo me dobbiamo crescere nella gestione della palla, perché a parte gli ultimi 20 minuti, un quarto d'ora dove Fossano un po' calato, forse con i cambi un po' sceso, forse noi con i cambi forse siamo saliti un pochettino, e gli spazi sono allargati, allora abbiamo gestito meglio la palla, ma gli ultimi 25 del primo tempo e quarto d'ora, 20 minuti del secondo, abbiamo giocato troppo poco. Per avere qualche speranza di crescere, di migliorarsi, dobbiamo fare un passo avanti nella gestione della palla.